Ebbene, oggi è stata una giornata super impegnata. Sono veramente stanca. Sono ormai le 6:30 e ho bisogno di riposare perché altrimenti non cammino più. Ho fatto veramente tante cose oggi. In ultimo mi sono dedicata agli acquisti anche di alcune cose per il giardinaggio. Prossimamente avrò necessità di ripristinare un altro pezzettino di terra, quindi per oggi basta perché sono veramente cotta. Mi dedico qualche minuto, un po' di pausa e di relax, dopodiché andrò a preparare la cena e poi a nanna domani un altro giorno e si ricomincia a lavorare. Questa volta si ricomincia in sede, quindi tornerò sul posto di lavoro dopo quasi 4 mesi di lontananza. E prenderò servizio e vedremo come sarà questo post-Covid. Bene, vi ringrazio ancora, vi lascio il video. Mi raccomando, fatemi sapere se le cose vi sono piaciute, condividete il video se avete piacere e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao! Buongiorno a tutti! Questa mattina la sveglia molto presta, presta, presto. Sono le 7 adesso, ma sarà già un'oretta che sono in piedi, o meglio sveglia, e appunto non sapevo più cosa fare. Mi giravo e mi rigiravo, ho dato un'occhiata alla posta sul telefono, dopodiché mi è venuta fame. E ho detto no, 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 non posso iniziare a mangiare adesso, sennò poi tutto il giorno pasticcio. E allora quale migliore idea di uscire a fare una passeggiata? Non c'è nessuno, veramente nessuno. E quindi mi prendo il fresco, mi prendo ancora un attimino di calma di questa giornata che partirà sicuramente frenetica come tutte le altre, ma in questo momento mi godo la passeggiata. A più tardi alla mia colazione. Eccomi rientrata a casa, una breve passeggiata, un paio di chilometri. Sono riuscita anche a trovare una via che non avevo ancora mai riscoperto in questo paese da 44 anni che ci abito. E allora, questa colazione l'ho fatta un po' insolita, un po' alla moda Laura. E quindi c'è il solito mio ciotolone, ma adesso vi mostro tutto. Intanto vorrei mostrare questo mio bellissimo vassoio, che altro non è che una teglia da forno, ma con un bel tovagliolino diventa anche un ottimo vassoio per portare la colazione sul balcone, dato che mi piace tantissimo fare colazione fuori. Allora, lì ci sono le ultime veramente arance con qualche fiore rosa essiccata e un piccolo pezzettino di mango, un tè matcha con 4 biscotti. Qui c'è il mio pane con, oggi metterò un po' di marmellata di pesche, in questo caso è acquistata, ma come vedete senza zuccheri aggiunti. Nella mia ciotolona oggi ho yogurt di soia, ecco che le macchine iniziano a passare, semi di chia, mandorle non pelate, qualche uvetta, qualche semino di girasole, un po' di cannella. È un goccio, proprio un cucchiaino di sciroppo d'acero, essendo il yogurt di soia senza nessun zucchero aggiunto. Ecco, anche quest'oggi la mia ricca colazione. Adesso mi appresto a fare la mia spremuta. La mia ricca colazione è pronta, è il mio momento preferito della giornata, lo sapete, quindi me lo dedico in assoluta calma. A dopo. Ecco che spremendo l'arancio, chiaramente l'ho assaggiato, è buonissimo ancora. Ricavo tantissima polpa, questa andrò ad aggiungerla nella bowl dello yogurt. E poi c'è una cosa che non si dovrebbe fare, credo, ma secondo me c'è qualcosa di ancestrale, molto molto animalesco, molto primitivo. E questa parte qua non la posso lasciare, quindi io faccio come per il mango, lo giro e perdonate la poca eleganza. È buona, è fibra, l'ho comprata. È nutriente, me la mangio.
E di queste cosa le facciamo? Allora, se vogliamo, possiamo metterle tagliate bene fine fine nel compost e possono essere utili. Possiamo metterle in un barattolo, farle macerare e utilizzare poi l'acqua aromatizzata per profumare magari la superficie del lavandino piuttosto che. Se ne può ricavare anche un detersivo per i piatti, come per il limone. Nel caso non pensiate di utilizzarle adesso, si possono congelare. E quindi utilizzare quando ne avrete di più per non mettervi a lavorare tante volte. Di solito lo faccio con i limoni questo. Oppure ancora si possono pulire bene con, chiaramente io ci ho provato, però un pochino magari con un coltellino, sciacquarle, spazzolarle, anzi questo la parte della buccia, soprattutto se non è un prodotto trattato, quindi se è biologico. Una volta spazzolate le metto in forno intorno ai 70 gradi, non di più, le faccio essiccare, dopodiché le posso usare per fare delle tisane insieme magari appunto ai miei soliti fiori durante il periodo invernale, che insieme ai chiodi di garofano e una fogliolina d'alloro veramente sono eccezionali. O ancora, se avete voglia di divertirvi, potete prendere questa buccia, tagliarla a listarelle, sbollentarla in acqua bollente. Una volta che l'avete sbollentata, fate scolare e poi le pucciate nel cioccolato per metà. Ecco che poi potete mangiarvi le scorzette di arancio con il cioccolato fondente. Ultima soluzione, non meno buona, tagliare sempre a listarelle e mettere a cuocere insieme acqua e zucchero e fare praticamente un'arancia candita. Potete poi utilizzarla da mangiare così stuzzicato, come trovo in commercio spesso lo zenzero candito fatto in questo modo, oppure potete metterlo magari nei dolci. E comunque vedete che tutto ciò che noi acquistiamo è tutto utilizzabile, non sprechiamo più niente. Ed eccomi qua, dopo la levataccia mattutina, adesso mi dedicherò un momentino alla lettura, dopodiché penso questa mattina andrò a fare un altro giretto, probabilmente in compagnia del marito. E quindi, chissà, magari dopo vi racconterò qualcos'altro. Eccomi qua con un'altra incombenza giornaliera, o meglio no, giornaliera no, ma settimanale sì. Vi mostro lo stato indecente in cui la mia povera lavatrice è ridotta. Fa il suo miglior lavoro da 22 anni. E oggi dividerò la mia lavatrice con praticamente tutto ciò che è scuro. Considerato che ho due figli maschi, tra cui uno meccanico, praticamente la lavatrice scura è quella che va per la maggiore. Poi di solito ne faccio una che va con i colorati e un'altra tutta bianca. Diciamo che all'incirca di queste qua nere ne vanno due alla settimana, perché è veramente tra il fatto che si cambia, il fatto che si sporca proprio per la necessità del lavoro, mi tocca purtroppo. Diciamo che ci sono anche alcune cose ormai color grigio che non diventeranno mai più pulite, ma usandole solo per lavoro, accettiamo anche questo. Cerco di non riempire troppo la lavatrice, perché purtroppo altrimenti farebbe fatica a lavorare. Ma ecco, quindi qua mi rimane già una mista e qui c'è quella chiara che completerò con le altre cose che sono sopra. Allora, io procedo, anzi, vedi che dimentico, utilizzo generalmente queste palline per aiutare il lavaggio. Di solito ne ho due, adesso qua ne risulta una sola, si vede che l'altra è rimasta in un'altra bacinella. Dopodiché, oltre ai miei saponi, questo è un sapone che ho creato anche questo io. Qua vedete c'è invece l'ammorbidente casalingo. Questo sapone, come vedrete adesso, anzi, l'operazione che devo fare prima di tutto è agitarla perché è abbastanza spessa e anche abbastanza pesante. Questa operazione, vedete adesso, farò scendere questo sapone che è abbastanza denso. Ecco perché ne metto una quantità non eccessiva. L'unica cosa che mi capita utilizzando questo sapone è
è che sovente devo lavare la vaschetta perché rimane un pochino sporca, però generalmente una volta a settimana, una volta ogni due le devo lavare. Adesso prima di chiudere gli darò una passata e come ammorbidente utilizzo una soluzione di acqua e acido citrico che metto direttamente nella vaschetta dell'ammorbidente. Non uso profumazione se non di solito, in questo caso del nero no, quando faccio il bianco uso la lavanda in olio essenziale. Adesso, prima di farla partire, do una controllata. Qui ormai i programmi, vedete, non si leggono più, ma io vado a memoria. Temperatura non vado quasi mai oltre i 40 e quindi il programma in questo caso è quello degli scuri, che è il 9. Accensione, questo parte da solo e ripeto, adesso do una passata per pulire un pochino, essendo questo nel locale, chiamiamolo lavanderia, in realtà è il locale dove appunto mio figlio appoggia tutte le sue cose qua. Infatti vedete questa roba oscena che è la pasta lavamani, come pure là nell'angolino. Questo lavandino è dedicato a lui, lavato praticamente ogni 2 giorni, ma è come se non fosse lavato. Bene, direi che la lavatrice è partita. Questo proseguirà più tardi. Mi appresto, ecco, guarda, qua lo straccetto, quindi subito metto un po' di quest'acqua e sapone, così riesco a togliere subito il più grosso. Di solito sto proprio a smontarla in modo da evitare questa patina. Un pochino viene fatta perché il sapone è abbastanza spesso, dovrei diluirlo ancora un pochino. Ecco qua, normalmente appunto sto a smontare tutta la vaschetta. Vedete qualche accenno anche di ruggine, ma perché vi ripeto, ha veramente 22 anni questa lavatrice. È stato il miglior regalo che mi sia mai capitato e prego ogni giorno che non mi lasci, perché non saprei proprio cosa scegliere in alternativa, essendo ormai talmente abituata a usare lei. Tra l'altro mi lascia i panni abbastanza non stropicciati e parecchio puliti, quindi la cosa che mi sorprende è proprio questo, che pur essendo una cosa vecchiotta, ecco, vedete qua che chiaramente lavano le mani, ma fino oltre il lavello e per fortuna abbiamo le piastrelle. Ok, dopo daremo anche bene una passata qui. Fortunatamente, ripeto, con i saponi, che sono poi una base di sapone Marsiglia, perché è quello che uso, che produco con la lessiva o con la soda, viene veramente ben pulito. Guardate, vedi, basta veramente passare lo straccetto con quest'acqua e sapone e torna tutto veramente pulito. Una sciacquata dopo. Se ci fosse la cura di ripassare ogni tanto, sarebbe sicuramente più ordinato, ma vabbè, diciamo che ho cercato di chiudere gli occhi e di lasciargli almeno questo spazio disponibile, che comprendo che la necessità ci sia. Ok, una bella sciacquata. Andiamo anche la paglietta, la lavatrice sta andando, ora mi dedicherò a fare altre cose e quando sarò di ritorno sarà pronta per essere stesa. Approfittando della bella giornata, un test drive prova per i prossimi giorni in cui dovrò andare al lavoro. Io e marito siamo usciti in moto per andare a bere un caffè in un paesino vicino, ma proprio una piccola sosta breve e subito di ritorno per preparare il pranzo molto molto veloce. Veloce gita fuori porta terminata, adesso è ora di stendere, adoro stendere all'aria aperta e oggi è una giornata meravigliosa. Per il pranzo ci siamo accontentati di una pasta veloce con tonno e pasta di olive e non mancano certo le verdure cotte o crude, una bella porzione per tutti.
Ultima cosa, nello specifico volevo farvi vedere come tiro fuori i panni, quelli che ho steso appunto stamattina dalla lavatrice, quindi dallo steso praticamente. Io ecco, cerco di prestare una piccola cura nel momento dello stiro, scusatemi, dello steso, però in effetti vedete che poi non è così particolarmente stropicciata. Io mi posiziono, ops, non ho messo in modo sicuro il telefono. Ok, mi posiziono su un piano di lavoro, vado praticamente a piegare le mie magliette direttamente e in questo modo, solamente nel caso in cui sia necessario, un colpo di ferro da stiro solamente sulle pieghe. Per il resto, magliettina morbidissima, comoda, si può già mettere così. E questo vale per tutto quanto, con le lenzuola anche. Devo dire che a me piacciono stirate, però non è una cosa che faccio obbligatoriamente. Se ne ho l'occasione, la possibilità, il tempo, la pazienza, lo faccio, altrimenti fa niente, vanno direttamente sul letto senza problema. L'importante è che siano pulite. Oggi, visto i giorni passati in cui ha piovuto parecchio, ho deciso di esagerare. Mi metto anche la lavatrice dei bianchi. Sia mai che poi parte un'altra settimana come quella passata in cui il tempo veramente infelice non ha permesso di asciugare niente. I panni stesi prima sono praticamente quasi pronti per essere raccolti. Ecco qua un posto sui 40. In questo caso vado al lavaggio un pochino più lungo, questo impiega quasi un'ora e mezza. E vai. Così, dopo pranzo, adesso vado a raccogliere i panni stesi prima e prima di sera faccio in tempo a stendere anche questa. Per aiutarmi nelle macchie bianche uso il percarbonato che è comunque uno sbiancante igienizzante naturale. Anche qua c'è un dosatore dentro, adesso ne aggiungerò un misurino alla vaschetta e poi, come detto prima, oltre all'acido citrico metterò qualche goccia di essenza di lavanda. Visto che la lavatrice precedente avevo finito il prodotto che uso al posto dell'ammorbidente, lo preparo subito. Praticamente in questo flaccone che tiene 2 litri di acqua in questo caso, metto praticamente 5 misurini di acido citrico, questo qui sempre acquistato sfuso. In realtà già 4 sono sufficienti, io non ne metto mai abbondante, 4 misurini bastano così. In questo modo adesso si scioglierà lentamente e sarà pronto anche per le prossime volte e non devo stare tutte le volte chiaramente a utilizzarlo. Questo stesso acido citrico lo posso utilizzare anche come risciacquo dei capelli quando faccio il lavaggio finale, quindi l'ultimo risciacquo, perché appunto toglie anche residui di sapone o di balsamo se per caso viene utilizzato e quindi lascia i capelli lisci e li può districare senza grande difficoltà. Finito, vado a tirare su i panni vecchi, o meglio, quelli di stamattina. Prima però aggiungo la dose di oggi nella lavatrice, se no stavolta mi vengono i panni tutti rigidi. Questa scelta di utilizzare l'acido citrico, in realtà l'ho già adottata da circa 3 anni. Mi è servito, o meglio, mi è divenuto necessario quando a causa di tutte le intolleranze alimentari e anche, io dico sensibilità chimica perché comunque tutti i detersivi, gli odori, spray e tantissime cose mi davano fastidio. Fortunatamente non ho mai avuto reazioni sulla pelle, però proprio una sensazione di soffocamento e di una percezione di gusto di detersivo in bocca che mi dava molto fastidio. Ho iniziato proprio a utilizzare il detersivo più naturale che ci fosse, finché poi appunto sono arrivata a produrlo io, produco il mio sapone, quando produco il sapone che magari non viene bene come estetica, lo faccio bollire insieme a dell'acqua e ne ricavo appunto questo sapone liquido, tra l'altro con un flaccone da 5 litri, avete visto è abbastanza denso, ci faccio, ma io credo, più di 6 mesi di lavatrice, quindi ha un costo veramente indescrivibile, saranno
2 euro di sapone. E l'unica cosa che effettivamente, scusatemi, mi viene a costare un momentino è l'olio essenziale, perché chiaramente quelle cerco lì anche prendere anche quelli biologici e quindi hanno magari un costo leggermente più alto, però fate conto che ne metto 3 gocce per ogni lavaggio, non è che ne metto esagerato, e poi quasi solamente nei lavaggi bianchi. Acido citrico mi costa 8 euro, 1 chilo di acido citrico, che come avete visto è una polverina simile allo zucchero, una soluzione simile allo zucchero, lo trovo sfuso. Ho trovato anche delle confezioni di prodotto acido citrico o percarbonato, entrambi confezionato, però generalmente viene a costare di più, a parte l'impacchettamento mi viene a costare appunto di più, e la confezione è da 200 grammi, invece in questo caso io ne prendo 1 chilo, il barattolo l'ho acquistato la prima volta, il barattolo ha già un costo di circa 1,50 euro, però poi dura per tutta la vita perché non c'è problema, viene solamente messa o tolta l'etichetta, che si stacca facilmente, quindi può essere riutilizzato milioni di volte. Io mi trovo molto bene con questa soluzione, ho un punto vendita all'incirca 15 km da casa, non è proprio dietro l'angolo, però ripeto, utilizzandolo, cioè avendo la necessità di ricaricarla una volta, due massimo all'anno, è una cosa assolutamente fattibile. Vado a raccogliere i miei panni che sono lì che sventolano. Bellissimo, poter stendere e raccogliere nell'arco di 3 ore è la cosa che meravigliosamente adoro. Ecco, nel caso invece dovesse verificarsi la pioggia, ecco, io ho scelto, sono rimasta come si dice, in lotta con me stessa sulla scelta o no di acquistare un'asciugatrice. Per molti anni ho vissuto in un appartamento e questo appartamento chiaramente era un po' piccolino, eravamo in quattro, soprattutto il periodo invernale stendini in giro per casa tutte le giornate, e quando si poteva sul balcone, ma poi chiaramente durante la giornata se noi eravamo al lavoro e se il tempo non prometteva era sempre necessario tirare dentro. E devo dire che per 20 anni ho sognato, diciamo così, l'asciugatrice. Dopodiché, no, forse ecco, gli ultimi 5 anni in cui abitavo in condominio avevo optato per la soluzione, almeno nel periodo invernale, quando soprattutto pioveva per molti giorni, di lavare a casa i panni e andare poi all'asciugatrice, quelle a gettoni. Mi sono comunque trovata sempre molto bene. Di solito caricavo la lavatrice la sera, bloccavo al mattino alle 7:20, 7:30, prima, cioè quando uscivamo di casa per portare i bambini a scuola, mi fermavo, caricavo l'asciugatrice con il suo lavaggio di mezz'ora e il tempo che rientravo indietro alle 8, praticamente quando i bambini entravano a scuola, avevo anche il bucato asciutto. Chiaramente questo non era possibile tutte le volte per questioni di costo, ma anche organizzativi. Però il periodo grosso dell'inverno, soprattutto anche quando lavoro in cucina, quindi le giacche da lavoro che sono un tessuto piuttosto spesso, o quando erano ancora piccolini, a volte capitava magari il copriletto piuttosto che bacchiato, sporcato e con la necessità di essere cambiato. Fatto è che quando siamo arrivati in questa casa è stata una scelta ancora oggi molto pensata, perché come vi ho detto la mia lavatrice ha tantissimi anni e ha fatto 3 traslochi, quindi sono pronta, diciamo così, da un giorno all'altro a capire e pensare che dovrò in qualche modo alla veloce soccombere quando sarà necessario e andare ad acquistare una lavatrice nuova. Quindi abbiamo sempre rimandato questa scelta del prendiamo o no l'asciugatrice, dal momento che dico vabbè, dai, quando cambiamo la lavatrice poi ci pensiamo, facciamo una spesa grossa insieme, magari ci sono quelle offerte che prendi una, paghi meno l'altra e così via, e ci penseremo e ci penseremo e ci penseremo. 3 anni è che siamo qua e 3 anni che la lavatrice continua ad andare e che vada tranquillamente a lungo finché può. Nel tempo, giusto per raccontarvi un pochino, abbiamo fatto una riparazione che ha fatto mio marito perché si era infilato qualcosa nello scarico e non scaricava più bene. Grazie al mio suocero, una volta è stata cambiata la guaina intorno al cestello, costo credo 30 euro. Vabbè, in questo caso, manodopera operata da mio suocero e
per il resto è sempre andato tutto veramente alla grande. Cos'altro dire? Niente, alla fine in questi anni mi sono veramente ho provato tante cose. Ho lo stendino sul balcone per stendere le lenzuola quando c'è aria, quando c'è sole, però prende il sole solo di mattina e non di sera. Quindi, in base alle organizzazioni giornata, ci adeguiamo un pochino. Poi, ad esempio, ecco, quando sono a casa, la fortuna è veramente quella di stendere all'aperto anche in giardino, di poterlo anche girare verso sole, verso no, perché magari alcuni capi si rovinano se lasciati troppo al sole. E niente, e quando è sera o quando c'è purtroppo il rischio, il problema, magari la giornata porta pioggia, porta temporali o dobbiamo uscire, il vano caldaia è diventato il nostro vero, vero luogo di riferimento. Ho uno stendino già piazzato, sempre fermo qua, e un altro che quando è all'occorrenza un po' lo porto fuori, un po' lo porto dentro. Qua dentro abbiamo fatto caso che anche d'inverno non scende mai la temperatura sotto i 12 gradi, quindi ecco qua lavanda per profumare anche un pochino l'ambiente e devo dire che mi trovo veramente bene. Diciamo che la spesa non sarebbe malvagia, nel senso che posso capire effettivamente la praticità di avere una lavatrice e un'asciugatrice, perché in effetti tempo 2 ore, soprattutto per chi lavora, hai tutto pronto, metti anche mezza giornata, però hai tutto pronto. E quindi questo magari ti comporta anche magari di acquistare meno materiale, meno vestiti, meno cose, perché ad esempio io penso anche solo le lenzuola, al mattino le togli, le lavi e poi per sera puoi già stenderle nel letto di nuovo, pulite, magari non stilate. Questo poi sono scelte che anche lì possono essere valutate in modo differente. E in questo caso lo faccio d'estate, d'inverno invece magari uso il cambio, giustamente anche per una questione un po' di gusto, un po' di colore, a volte non ho voglia di vedere sempre le stesse lenzuola sul letto e quindi preferisco cambiarle. Però al momento questa chiaramente è una scelta fatta, ragionata con molto tempo. Per ora non sono dell'idea di acquistare l'asciugatrice. Vedo che in questi anni ci stiamo adeguando a questo sistema. Molto bene, tra l'altro la lavatrice è al piano basso, quindi la caldaia è allo stesso livello, così come il giardino, e quindi mi trovo praticamente veramente comoda. Inoltre ho istruito molto bene il marito, quindi se io dovessi essere su a preparare la cena o il pranzo, nel momento in cui la lavatrice è pronta, la stende lui direttamente prima di rientrare a casa da lavoro, quindi anche un aiuto in questo caso veramente importante. Il fatto di non dover interrompere un lavoro, scendere, fare un'altra cosa, poi tornare su, magari rischiare di bruciare le cose sul fornello e così via. Quindi chiaramente una questione organizzativa e di collaborazione in famiglia, questo ci sta. Inoltre i ragazzi crescono, non si sa mai quanto tempo staranno con noi e quanto invece no, però chiaramente se non l'ho utilizzata per i primi 22 anni, credo che dai prossimi 10 in poi saremo io e marito e non credo ci sia la necessità appunto adesso di acquistare una asciugatrice. Quindi per ora, salvo che cambi idea in futuro, non sono dell'idea, anche perché appunto è un costo, è una spesa, è una come si può dire, un consumo energetico costante e semplicemente non lo trovo necessario. Conosco molte persone che ce l'hanno e mi trovo comunque d'accordo con loro, non discuto, anzi, mia sorella ha 4 figli, marito, lei, cane, gatto e quant'altro, quindi un'asciugatrice veramente d'aiuto, soprattutto quando lavorava, oggi fortunatamente a casa, ma prima chiaramente le tempistiche erano molto differenti e quindi appoggio completamente la sua scelta. Per me invece questa volta sono fermamente dell'idea che non averla acquistata per il momento è la scelta giusta. Vado a raccogliere i miei vestiti.